Marco Gazzotti, allenatore della Delta Informatica. Marco, è arrivata una vittoria piena, preziosa contro Anagni, 3-0 secco, alla fine siete superiori un po' in tutti i fondamentali. Sì, è vero, però non siamo stati bravissimi nelle... cioè siamo stati bravi nell'adeguarci al ritmo loro e al tipo di gioco loro. Li abbiamo secondo me avuti vicino per troppo tempo, perché in tutti e tre i set fino al 17, 18, 19 erano lì a 1-2 da noi, credo più per demerito nostro, perché sì, non li abbiamo sottovalutati assolutamente, ma ci siamo troppo adeguati al ritmo loro e a non giocare con la vena gonfia o con il sacro fuoco che di tanti spesso in casa ci ha animato. Per cui questa situazione qua è stata probabilmente la causa del fatto che non abbiamo ottenuto vittorie nette come abbiamo avuto con Soderato, con il settimo, perché siamo stati un po' troppo mollicci. L'ultimo set abbiamo fatto l'unica difesa del set su 19 pari per cui era sintomo che insomma sì, non è che le sottovalutavamo, però non è che ci fosse proprio quel furore agonistico che invece noi non dobbiamo mai perdere. A livello di gioco comunque è stato importante non solo la prova di vittoria Repic al centro, ma è stato importante anche vedere il buon ingresso dell'Anturucci e anche come chi magari gioca un po' meno riesce a dare il proprio contributo. Sicuramente Vittoria è stata la mattatrice della situazione. Loro hanno scelto di raddoppiare sempre in quattro, di lasciarla sempre uno contro uno, scelta rispettabile, però alla fine noi ne abbiamo approfittato perché ci abbiamo giocato sopra. Antonucci va ringraziata assolutamente, perché da quando si è fatta male Martinelli lei si è messa a disposizione della squadra, si sta allenando come terzo centrale, anche come terzo centrale, ed era un periodo di tempo in cui aveva un po' perso anche i meccanismi tipici del suo ruolo, perché dovendo fare tutte e due le cose oggi è stata chiamata, perché Giada è un po' acciaccata e quindi aveva problemi, aveva bisogno di rifiatare, ci ha messo un po' a prendere le misure, però poi dopo ha fatto il suo dovere, è stata anche brava e positiva nei suoi fondamentali. Siete in un filotto di risultati positivi, a questo punto immagino che l'obiettivo sia arrivare alla sosta natalizia, alla lunga sosta natalizia, cercando di togliervi altre soddisfazioni. Noi le soddisfazioni ce le vogliamo togliere domenica dopo domenica, cioè nel senso abbiamo ripreso sì a incamerare punti e non ci piace, quindi vuol dire fermarsi sarebbe stupido. Adesso però abbiamo una trasferta a Caserta, secondo me molto tosta, perché Caserta è venuta su benissimo come noi, ha iniziato a giocare bene, d'altra parte loro una squadra che secondo me è stata costruita molto bene quest'anno rispetto all'anno scorso, hanno la Perca che è la signora giocatrice, l'anno scorso insomma un po' così così, quest'anno cioè viaggia da 25-30 punti media a partita, quindi sicuramente sarà una partita molto molto difficile. Noi dobbiamo pensare ovviamente settimana in settimana soprattutto a recuperare gli acciaccati, perché oggi c'era anche Ilaria che avete visto, aveva una evidente fasciatura della coscia perché aveva un problema muscolare, quindi adesso noi dobbiamo recuperare fisicamente tutta la squadra, poi vedremo.